con la mia età sono stato testimonio di tutta una storia che è non solo una storia della filosofia italiana, ma anche della filosofia tedesca. E in quanto la filosofia tedesca proprio in quegli anni aveva una grandissima importanza di cui oggi si vedono le conseguenze, è necessaria questa indicazione. Prima di tutto, io sono scolaro di Martinetti a Milano, un uomo straordinario, di una incredibile rettitudine e anzitutto proprio veramente un maestro di vita morale. Finiti gli studi con Martinetti, sono stato brevemente in Francia con Maurizio Blondel, l'autore dell'Azione, l'Action, che aveva avuto come pensatore cattolico una grandissima importanza. Io venivo dalla tradizione cattolica e la mia posizione era la difficoltà di fronte all'idealismo sia di Gentile come di Croce. Tra parentesi, Croce fu quello che pubblicò il mio primo libro, Presso la Terza. Maurizio Blondel era un grande maestro, e però io dopo 4 mesi che ho lavorato con lui, con un'accoglienza incredibile da parte sua, così umana, sentivo che non era quello che io avevo bisogno. E andai quindi in Germania per ispezionare, in un certo senso, dove potessi continuare a fare i miei lavori e i miei studi. E fui brevemente da Scheler, brevemente da Jaspers, da Hartmann. Parliamo dell'anno presso a poco del 1928. E andai, Heidegger stava per essere conosciuto, andai a Marburgo dove egli teneva le sue lezioni, dove era professore. Mi bastò un seminario che io passai in quell'anno, nel 28, per dirgli io vorrei assolutamente lavorare con lui. È sempre un rapporto personale, un rapporto difficile questa scelta di un giovane a una certa età. E Heidegger mi disse ben volentieri venga, ma guardi, non venga a Marburgo perché io l'anno 21 inizio i miei corsi a Friburgo al posto di Husserl. Quindi il 29 io andai a Friburgo, che erano poi degli anni mitici di Friburgo, perché erano tutti grandi maestri che c'era Schadewald, per esempio il decano della cattedra di estetica. Bisogna raccontare un momento questo ambiente tutto particolare perché appartiene alla storia. Siamo ancora in una concezione tradizionale dell'università. Per esempio c'era la festa del decanato. La festa del decanato era, c'era un pranzo e poi compreso il ballo. E mi ricordo, mi riferisco precisamente ad una festa, perché forse dà l'impressione immediata di quella vita universitaria che allora non era burocratica come lo è diventato oggi. Professor Janssen, di storia dell'arte, aveva informato e pregato le mogli dei professori di dare delle fotografie dei loro mariti perché ci teneva di fare una conferenza sul ritratto fotografico dell'epoca 1910-1920. Cosa strana, queste signore mantennero il segreto e si ricevette l'invito di venire alla festa del decanato per una conferenza di Janssen sulla importanza della fotografia tra il 1910 e 20. E quindi egli cominciò una conferenza. Devo dire che tutti quanti erano un po' terrorizzati. Adesso anche una lezione e una conferenza, anche se pure di storia d'arte, alla festa del decanato. E allora
egli cominciò l'interpretazione di singole fotografie e veramente era spiritosissimo, non aveva perché devono pensare, c'era la fotografia di Husserl come cannoniere, c'era la fotografia di Heidegger tra i preti durante il suo le lezioni che gli aveva avuto nel seminario, oppure Bauch, un altro storico d'arte, militare. E questa interpretazione delle fotografie era proprio una visione, in un certo senso, dell'epoca, qualche cosa quindi di pochissimo burocratico. E mi ricordo sempre questo, mi ha fatto una grande impressione. Husserl, io andai da Husserl, stavamo parlando, eccetera, e lui mi disse: guardi, lei è giovane, lei è straniero, si ricordi di queste cose, perché probabilmente verrà un'epoca dove tutto questo viene cancellato. L'anno 1929 è l'anno in cui Heidegger viene a Friburgo. Io mi ricordo il seminario, era il seminario sul libro Gamma della metafisica di Aristotele, e la incredibile capacità di questo uomo, di Heidegger, della sua attività pedagogica. Lui non ammetteva che l'interpretazione del testo, e era di una durezza nella obbligare a stare al testo, non divagare, non cominciare a discutere su prospettive storiche, il testo. E diceva, prima di tutto, la suddivisione di un testo, come si ha suddividendolo l'accesso al testo. E poi sempre sul riferimento, ma cosa c'è scritto nel testo, cosa contiene? Allora si rispondeva già con delle considerazioni generali, ma no, lasciate stare le considerazioni qui, proprio nel testo, cosa è? Quindi questa grande interpretazione del testo. Io direi che come maestro, mi permetterei di dire, la sua capacità era specialmente quella di obbligare all'ermeneia, alla interpretazione del testo, e quindi l'importanza dei suoi seminari. Heidegger era un grande maestro e, a mio avviso, un grande pedagogo, ma pedagogo in un senso tutto particolare, non partendo da una teoria della pedagogia, ma dalla pratica. Il suo seminario è una cosa unica per la insistenza, per il continuo spingere ed obbligare il giovane a leggere. Professor Grassi, lei ha fatto cenno ai limiti di Heidegger sul piano umano, ma certamente l'aspetto più controverso di questo grande filosofo è stata la sua adesione attiva al nazismo. Quali sono i suoi ricordi a questo proposito? Era il vero, forse il più profondo, il più autentico nazionalsocialista. Il suo nazionalsocialismo non è stato una casuale svio da una certa forma di pensiero. Egli era stato rettore dell'università. Quando è stato nominato rettore, ha tenuto il suo famoso discorso del rettorato, in un ambiente già allora quasi mezzo mistico. La sala era quasi oscura, lui ha parlato alla luce di candele, la moglie era presente. Quando, dopo un anno, i nazionalsocialisti hanno visto che non era, che era un filosofo molto troppo difficile da comprendere, che non poteva essere il filosofo del movimento, mentre approvavano Rosenberg, eccetera, un giorno andai da lui e gli chiesi: la sera come va? Mi ricordo sempre ancora, era nel Rotenbuchweg, un po' fuori di Friburgo, vicino alla Selva Nera, un grande temporale si avvicinava, e gli chiesi: maestro, come va? E lui dice: male.
E io ho detto, perché? Per le sue difficoltà con il nazionalsocialismo. Guardi che credo che non sia, che è qualche cosa di molto importante. E che diceva, no, 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 no. E dico, ma perché? Perché sono stato, ha risposto Heidegger, obbligato di uscire dalla commissione per l'edizione delle opere di Nietzsche. E dico, ma mi congratulo con lei, perché altri hanno dovuto dare le dimissioni. Walter Friedrich Otto, Karl Reinhardt, con i quali io avevo lavorato e ho fatto una serie di pubblicazioni. Quindi mi congratulo con lei. La sua risposta fu stranissima. Disse, no, le cose non sono così semplici. Io dico, ma perché? Sì, perché io ho lavorato e ho fatto un abbozzo di un lavoro dell'ordinamento, della volontà di potenza, differente da quello che aveva fatto la sorella di Nietzsche, e io stamattina l'ho bruciata. Dico, ma come mai, perché? Sì, ich habe mich gerecht an der Nachwelt, mi sono vendicato di fronte alla posterità. Se io non l'avessi vissuto, non avrei creduto che fosse possibile una simile risposta. Quindi questa stranissima posizione che Heidegger come carattere, e tanto più il suo atteggiamento, che fu una delle ragioni per la quale io mi allontanai da lui di fronte agli ebrei, ma specialmente ad un ebreo che qui io voglio nominare e che era il suo amico più intimo, Walter Willi Schilasi, un ungherese, che lui stesso all'inizio dei nostri incontri, eccetera, mi disse, questo è l'unico veramente che mi conosce e che comprende il mio pensiero. Willi Schilasi fu poi il primo che prese la cattedra di Heidegger quando Heidegger ebbe la proibizione di fare lezione. Ora, questo lasciar cadere un uomo che si era dedicato a lui completamente, Willi Schilasi, la moglie, aveva educato, dato lezioni di pianoforte ai figli, semplicemente da un giorno all'altro, per ragioni politiche del momento, veramente mi stupefà. E in questo Schilasi è stato straordinario, perché è andato in emigrazione. In emigrazione abbiamo pubblicato in Svizzera una raccolta di scritti, dove comparve poi il suo la sua lettera all'umanesimo, da un editore di Berna. Veramente vedere come egli fosse capace di troncare un rapporto umano importantissimo. E Schilasi, a differenza di Löwit, a differenza di Adorno, non vuole mai partecipare alla polemica contro Heidegger, polemica che ebbe una grande importanza negli anni successivi. Heidegger ha, già con il suo discorso del rettorato, già con la sua presa di posizione, già con il testamento suo uscito nello Spiegel, non ha mai ritirato la sua posizione. L'unica cosa di cui si è pentito è stato di non aver partecipato al funerale di Husserl, ma se no non ha ritirato una iota. Io nel mio volume, che è uscito in Germania sui problemi filosofici dell'umanesimo, proprio nell'introduzione dove mi riferisco agli anni mitici del 1929 fino al 31-32 di Friburgo, cito per esempio come in occasione dell'interpretazione di Hölderlin del poema Ister del Danubio, egli ripete, già dopo tutto il crollo della Germania stessa,
come il compito sia esclusivamente della Germania e anti-americana, anti-russa e anche anti-latina, giungendo perfino all'espressione ridicola che dice: il nostro pensiero e tutte le nostre manifestazioni non sono ridondanti come quella dell'America o del mondo romano. La identificazione del mondo americano col mondo romano è così grottesca e dimostra la sua posizione sempre polemica che egli ha avuto di fronte al mondo latino. Mi ricordo, eravamo con Ortega veniva di tanto in tanto alle lezioni di Heidegger, e mi ricordo come mi diceva Ortega: ma veramente perché questa continua posizione anti-latina? Dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist liebend geschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal niedergeschrieben: ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus vor seinem Geiste.